Una fede fondata su un Dio umano che si abbassa verso l'umanità, che di essa si prende cura, che si commuove per le nostre ferite, che prende su di sé le nostre stanchezze, che si spezza come pane per noi. Sono stati due i momenti più salienti durante la Santa Messa celebrata da Papa Francesco in Piazza Unità, l'Omelia e l'Angelus. Nel primo caso il Pontefice ha preso le mosse dal brano evangelico di Marco, quello in cui Gesù è definito motivo di scandalo. Lo scandalo allora è l'umanità di Gesù, l'ostacolo che impedisce a queste persone di riconoscere la presenza di Dio in Gesù è il fatto che Egli è umano. È semplicemente figlio di Giuseppe il carpentiere. Come può Dio onnipotente rivelarsi nella fragilità della carne? Essere pietra d'inciampo, ha detto il Papa, è quasi doveroso oggi per la Chiesa. Di più, ha aggiunto, proprio per risolvere i problemi del mondo, la Chiesa ha necessità di essere inquieta, verrebbe da dire da interrogare costantemente se stessa. È una fede che sveglia le coscienze dal torpore, che mette il dito nelle piaghe della società, ne sono tante, che suscita una fede che suscita domande sul futuro dell'uomo e della storia. Infine, l'accenno ai migranti e ai meno fortunati, che fra l'altro spesso si è sentito in questi giorni durante la settimana sociale dei cattolici. Continuate a impegnarvi in prima linea per diffondere il Vangelo della speranza, specialmente verso coloro che arrivano dalla rotta balcanica e verso tutti coloro che nel corpo e nello spirito hanno bisogno di essere incoraggiati e consolati.